Siamo qui alla Libreria Feltrinelli di Catania, dove è stato presentato questo interessante libro, che è proprio, diciamo, un libro che parla di un grande nome, un intellettuale a bivio, Ettore Majorana, che è stato scritto dalla professoressa Gabriella Conciu. E qui siamo anche con il nostro professore, che è il nostro professore Marcello Majorana, che questa sera si è parlato tanto di quello che sono. Che è stato il personaggio notevole di spicco, Ettore Majorana, con tutta una sua storia che veramente affascina e che è un Novecento che ci appassiona sempre di più e che la professoressa ha studiato con piacere. Ma poi qui il professore Majorana ha portato delle chicche notevoli e inedite questa sera. Io direi un attimo, diamo la parola alla nostra scrittrice, ecco lo scopo e l'obiettivo di questo libro. L'obiettivo di questo libro è quello di vedere la figura di Ettore Majorana sganciato dal suo ruolo ormai codificato di fisico di chiara fama, di geniale interprete di un momento importante della storia d'Italia e di guardare invece all'uomo con i suoi dolori, con le sue paure, con la sua sensibilità critica che l'ha guidato sempre ovunque, insieme all'ironia che era il tratto caratterizzante della sua essere uomo. Sicuramente è stato visto qui in una chiave diversa di lettura, perché ci sono diversi immensi libri dedicati a Ettore Majorana sulla sua anche sparizione. E qui lei cita anche una cosa interessante, che è quella della Chiesa. Ci fu una donazione da parte della famiglia anche al Vaticano, e quindi questa la dice lunga. Come la possiamo spiegare? Lo possiamo spiegare col fatto che tutti fossero convinti che lui non si fosse tolto la vita, altrimenti il Vaticano non avrebbe accettato una donazione da questa illustre famiglia. Ma su questo, insomma, concordiamo quasi tutti. Nessuno di noi pensa che lui abbia volutamente tirarsi fuori dalla vita, ma come si intende oggi? Lui si è voluto tirare indietro, ma per ben altre motivazioni. Siamo qui con il nostro professore Marcello Majorana, che questa sera non solo ha parlato del personaggio, della storia della famiglia, l'ambientazione. Un uomo, il grande nostro fisico Ettore Majorana, che non ha fatto politica, però è un uomo che ha lasciato una traccia importantissima. Sì, certo, ma la traccia io credo più importante, almeno rivolgendosi a tempi attuali, è quella legata all'esempio e all'attenzione su quello che è il nostro quotidiano, cioè il suo tempo era un tempo difficile come è difficile il nostro. Allora bisogna fare, come d'altronde è stato sottolineato nel libro, attenzione all'etica, attenzione alla correttezza, attenzione all'impegno morale, perché è un momento nel quale, è una fase nella quale noi veramente dobbiamo testimoniare le cose giuste, uscire dal nostro tempio, dalla nostra casa, dal nostro spazio per fare testimonianza delle cose vere e corrette e che possono avere una ricaduta sulla società. Sono state tante le similitudini che stasera si sono fatte anche attraverso studi storici, storiografici di rilievo, e infatti ci sono state bellissime foto che lei cortesemente ha voluto dare a questa bellissima sala, a questa bellissima platea, ed è stato anche quello della similitudine con Oppenheimer. Che sicuramente insieme ci sono state delle cose che hanno fatto insieme sulla bomba atomica, purtroppo. Ma diciamo che Oppenheimer e Ettore non hanno lavorato direttamente, però sicuramente si conoscevano, anche perché per un lungo periodo Oppenheimer fu in Germania. Prima di tutto la famiglia di Oppenheimer emigrò nel 1888 negli Stati Uniti e diventarono molto potenti dal punto di vista anche economico e sociale, ma poi lui ritornò intorno agli anni 20 in Germania, dove fu e studiò all'Università di Gottinga, e quindi non potevano non conoscersi perché la Germania in quella fase era la fase nella quale c'era ancora la Kulturkampf, per cui c'era questo sforzo enorme della Germania
che doveva essere prima e poi in qualche modo lo fu, perché dopo tutto lo stesso Ettore era in qualche modo ammirato dalle capacità dei tedeschi, non certamente dal punto di vista del nazismo, che lui non ne approvava né per indole né per educazione familiare né per altro, però certamente che la Germania funzionasse era un fatto vero, questo purtroppo non c'è dubbio, non c'è dubbio. Infatti le cose funzionavano. E io qui farei ancora tante domande, però mi riservo tutte queste domande, come anticipava la professoressa Gabriella Concio, perché faremo una bella trasmissione dedicata al libro Ettore Majorana e alle chicche speciali inedite del nostro professore Marcello Majorana. Perché anticipiamo soltanto una cosa, lui ha parlato anche della famiglia, perché giustamente Ettore deve essere inserito in un contesto socio-familiare, e quindi ha parlato anche di tutto quello che erano dei nonni, e c'è una bellissima lettera di Gabriele D'Annunzio che è dedicata Ad Angelo, Angelo Majorana, ministro sì, delle finanze e del tesoro, perché ci avevano dei temi comuni che erano quelli che riguardavano l'eloquenza, una certa simpatia per Tucidide e così via. E poi loro in effetti ce ne sono più di una lettera nella quale loro si scambiano delle battute affettuose, non so, quella auguro il tuo intelletto le più grosse difficoltà che anche ironiche, sarcastiche, ironiche, sì, e alla tua volontà i più fieri impedimenti. Beh, io non lo so, avrei toccato ferro forse in una battuta di queste, però comunque va bene, ho detto a Gabriele D'Annunzio, ce la possiamo sopportare, sì, infatti, ma comunque. Facciamo chiudere con una battuta il messaggio che vuole dare in questo libro alla nostra professoressa Gabriella Concio. Il libro deve andare nelle mani dei giovani, perché lui rappresenta quello che i giovani oggi dovrebbero essere, la coscienza critica della nostra nazione.